Baby. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a una nuova puntata dell'Officina del Mac. Quindi non siamo mica in altre rubriche, tipo, non lo so, adesso ne dico una a caso, non so, mi viene in mente, è dura perché non mi vengono in mente, tipo, non lo so, adesso così su due piedi, su quella del doc per esempio. Non siamo in quella del doc, quindi non devo insegnarvi nulla. Ok, dovete solamente bearvi della luce delle mie conversioni, che vi illustrerò, e potete farle anche voi, non è un problema. Non so, come quei video lunghissimi dove vi fanno vedere, non lo so, adesso non mi viene in mente niente, così su due piedi, wet blending, tutte queste cose inutili, no, che vi fanno vedere, guardate come sono bravo a farlo, poi voi vi dite, ma come faccio a farlo? Però non è che ve lo spiega, cioè lì, guardate come sono bravo, guardate come sono bravo. Adesso io vi spiegherò anche come farle, in modo tale che con i vostri amici comunque fate una bella figura, che sicuramente piuttosto che far vedere roba dipinta che non interessa a nessuno. Allora, partiamo con un esercito che mi piace molto come concetto, che sono le bestie del caos. Mi piace perché dà parecchia libertà di conversione, perché le bestie del caos sono qualsiasi cosa. Io ho voluto procedere verso uno stile più bosco incattivito, più alla Witcher per chi ha giocato il gioco, ha letto il libro. E partiamo con i comandanti, quindi con i cosiddetti QG. Allora, in realtà io ho fatto una lista, ma cioè ho fatto una lista sulla base di quello che mi piace, quindi non è una lista. Nei commenti sicuramente c'erano un botto di persone che mi danno, ma questa unità non serve a niente, ma hai messo quel comandante e poi hai messo quell'unità, sei un idiota. Sì, sono un idiota, ma l'ho fatto perché mi piacevano i modelli, quindi sono completamente giustificato e moralmente assolto. Vi faccio vedere il primo modello, che è il mio comandante, il Doombull, quindi il toro del fato, che mi serve per sbloccare i minotauri come truppe base. Allora, arriva ragazzi. Oh! Eccoci qua, il nostro primo pezzo, il modello che sblocca i minotauri come battle line, il cosiddetto Doombull o toro del fato. Allora, come funziona? Come è costruito il modello? Il modello è la base, è il taumaturgo di Tzinch, il torone di Tzinch, al quale ho levato la coda, perché in realtà non mi piaceva. E la testa del bastone è la testa del modello, non ho usato altri kit, questa è proprio la testa del bastone del taumaturgo. Ovviamente ci vuole un po' di materia verde per rifare parte del collo, perché il pezzo non è fatto apposta per stare lì. La testa dell'ascia è un'ascia di un minotauro qualsiasi, e quest'ultima parte l'ho voluta curvare per dare l'effetto ancora un pochettino strano di un'arma non propriamente fatta come si deve. La curvatura si fa scaldando la plastica con qualsiasi cosa che scalda, phon per esempio è molto utile, accendino, basta non tenere la fiamma direttamente sulla plastica, sennò ve la danneggia. Insomma, qualsiasi cosa che la scaldi, poi pian pianino la piegate, aspettate, poi pian pianino piegate di nuovo, in modo tale da avere questo effetto. La parte di osso che esce è un pezzo del Mortis Engine dei Conti Vampiro, che ho voluto mettere perché mi piaceva l'idea che attirasse le sue vittime con la fiamma che gli sta sopra la testa prima di attaccarle, come i pesci rana o tutte quelle pesci di merda che stanno sotto il mare. Questo ci serve perché sblocca i minotauri come battle line. Quindi adesso questo lo facciamo tornare nella foresta e andiamo a prendere i minotauri. Allora, sono arrivati i minotauri. Allora, i minotauri non sono i minotauri, ovviamente il kit base della GV, ma sono i Kurnot. Quindi ho preso il kit di Kurnot qua. Ovviamente le basette sono ancora da finire perché li sto ancora finendo. Il modello in sé è praticamente concluso. Il kit è quello di Kurnot.
al quale ho scolpito delle nuove gambe, almeno nella parte inferiore qui. Non ho continuato su tutta la gamba perché avevo l'idea di cose costruite male, cioè con pezzi di carne che devono sembrare delle gambe, che però in realtà non coprono interamente il modello, come dei pupazzi spaccati quasi. Dopodiché ho messo le falci dei Cournot sulle braccia per fare delle armi. Ovviamente sono totalmente non pratiche, non credo che qualcuno possa colpire qualsiasi cosa con un'arma del genere, però ci sono i draghi, quindi chi se ne frega. E gli elmi invece sono del kit dei Teschi della GV, elmi i più grossi possibili, a forma più o meno bestiale. Poi ne giro uno, ho dovuto riscolpire del muschio, dell'erba dietro per coprire la parte del collo mancante del Cournot, ovviamente, che altrimenti si sarebbe vista. Il modello è questo. In realtà l'unica difficoltà che avete è cercare di scolpire la carne, però io diciamo che ho superato la difficoltà scolpendo la carne molto rozzamente, cioè come se fosse attaccata, appiccicata sopra, senza un granché di attenzione. Questi sono i Minotauri, il nostro battle line, due unità di questi. A questo punto ci dobbiamo concentrare su le unità un pochettino più particolari e poi andiamo ai mostroni. Quindi adesso andiamo alle unità particolari, che ovviamente avranno bisogno anche loro del loro eroe di riferimento, e quindi andiamo a vederlo subito. Ok, niente mu stavolta, perché non ci sono Minotauri, non ci sono tori, non ci sono mucche, ma c'è un bel corvone enorme che è in realtà uno Zangor Shaman. A me lo Zangor Shaman piace come concetto, ma il modello non mi piace. Non mi piace il disco, non lo so, mi sembra uno di quei robottini tipo Roomba che pulisce la casa, non mi piace. Voglio un modello diverso, quindi non voglio il disco, ma voglio un modello volante. Ho bisogno di mettergli delle ali, ma ho bisogno di mettergliele in maniera abbastanza particolare. Non voglio il classico modello con le ali che sia troppo uccello. Quindi cosa ho fatto? Ho preso il mutaforma di Zinch, che secondo me è un'ottima base neutra per partire con conversioni di qualsiasi tipo, perché non ha la faccia, se gli togli le braccia non le vedi, non si vede il corpo sotto, quindi secondo me è una base ottima. Io ho tolto le braccia e al posto delle braccia gli ho messo delle ali, in modo tale che sembra quasi che in realtà delle braccia non se ne faccia un granché. Anche questo serve sempre per dare l'idea di una morfologia strana, non proprio buona, non proprio utile, quasi distorta dal caos, che secondo me è il bello delle bestie del caos. Per dare un'idea un pochettino di c'è qualcosa che non va, ragazzi, ho messo anche un becco di corvo che esce dal cappuccio, come per dire cosa c'è sotto. Niente di bello sicuramente. E il modello è questo, in realtà molto semplice. Le ali sono fissate con dei pernini, più per mia paranoia che altro, perché in realtà lo spazio per fissarle è parecchio, lo spazio per fissarle se tagliate le braccia. Anche il becco di corvo ho dovuto solo sagomare la parte che doveva entrare all'interno del cappuccio, ma non ho dovuto procedere a ulteriori conversioni. Cosa si tira dietro lo Zangor Shaman? Si tira dietro gli Zangor, ovviamente. Non ho messo un'unità di Zangor perché ero ancora indeciso su come farla. Ho messo un'unità di Zangor illuminati, su disco sempre. Ovviamente avrò messo il disco, sono mica il doc, non l'ho messo il disco ovviamente, ho fatto a mia maniera, andiamo a vedere come. Ed eccoli qua, i nostri Zangor illuminati. Allora, io di solito gioco unità da corpo a corpo, non quella con gli archi, su ovviamente i dischi. I dischi non ci sono, ci sono le ali. Allora, la base di partenza sono i modelli dei Night Hunt. I modelli dei Night Hunt sono ottimi perché sono modelli che già si prestano al tema bosco, cattivo, comunque fiaba andata male, perché non si capisce bene cosa c'è sotto il mantello, sono molto dinamici, si prestano parecchio alle conversioni. La conversione qui è molto semplice, la difficoltà è quello ovviamente di trovare i pezzi. Per fare le ali ho usato il condorino del kit degli adepti di Zinch, i Kyric Acolytes. In ogni kit ci sono due tipo condor che vengono lanciati da una mano da uno dei Kyric. Ho tolto le ali e le ho incollate, le ho agganciate
dove dovevano esserci invece le braccine del Night Hunt, in modo tale sempre da mantenere la coesione con l'altro modello, quindi con lo Zangor come l'ho fatto. L'importante, qualsiasi modifica che andate a fare, cercate sempre di mantenere la coesione, cioè se avete fatto le ali in una maniera, cioè ali che vanno a sostituire le braccia, fate sempre così, ali di dimensioni diverse su modelli di dimensioni diverse, ma rimanete sempre con la stessa idea, le ali devono essere al posto delle braccia. Seguendo questo ragionamento, anche le facce sono come sullo Zangor Shaman, quindi ho preso sempre dal kit dei teschi della GV, teschi da corvo, e li ho sagomati un pochino, quella è l'unica difficoltà, state attenti, cioè fate sempre delle misure, è meglio sagomarli meno e poi avete sempre il tempo di sagomarli di più, piuttosto che tagliarli di netto e rendervi conto che poi non ci stanno e dovete starli con la materia verde. E li ho messi. Quindi questi sono i miei Zangor illuminati, un'unità sola da 3, anche perché non avevo abbastanza pezzi per farne altri 3. E a questo punto cosa manca in un esercito delle bestie? Cioè cos'è che un giocatore delle bestie deve per forza mettere in campo, altrimenti diciamo che, nel senso, perché giochi bestie? I mostroni. E a questo punto andiamo a vedere i due mostroni che ho nella lista, ovvero il Jabberslite e il Gorgon. Partiremo probabilmente dal Jabberslite perché forse è quello un pochettino più interessante. Ok, amici della pazzia, amici della follia, è arrivato il Jabberslite. Ok, allora, io so già cosa penseranno molti di voi. Ma Simone, ma il Jabberslite vola, dove sono le ali? Le ali non ci sono, come avrete notato, i più attenti di voi avranno notato. Non ci sono perché l'idea in realtà alla base del modello è malatissima, ovvero uno spirito della foresta che ballava con i bambini, bello tranquillo, che balla, che danza tutto il giorno, man mano che gli uomini continuano a buttare giù alberi, man mano che gli uomini continuano a fare le cosacce tipo mettere le sigarette nei fiumi o sputare in faccia agli scoiattoli, lo spirito diventa sempre più cattivo e alla fine continua a ballare, ma in realtà invece che ballare con i bambini fa ballare i bambini, ma dopo che sono morti. Quindi ho pensato a un ballerino che continua a ballare sempre, si muove ballando in maniera distorta e quindi la regola volare mi serve perché fondamentalmente ballando e muovendosi in questa maniera praticamente passa sopra qualsiasi cosa. Il modello che cos'è? Allora, il modello è parte dal kit di Nargol, adesso non mi sovviene sinceramente il nome, è il kit che si può montare in 3 modi diversi. Dalla regia mi dicono Maggot Lord e hanno ragione, quindi è il Maggot Lord. Allora, parto dal Maggot Lord, il corpo come vedete è il suo. Quello che ho fatto è stata una cosa furba, nel senso che il kit vi dà 4 braccia diverse del Maggot Lord, ma voi ne dovete usare solo 2, ovviamente. Io cosa ho fatto? Ne ho usate 2, come vedete, quindi le 2 braccia. Ho solo dovuto riposizionare questo pugno, come se stesse facendo quasi balla, balla, scimmia, balla. L'altro invece gli ho messo una sorta di aggeggio che serve per far ballare il cadavere. Mentre qui la gamba, dove ci sarebbe stata l'unghia, quindi il piedino, ho staccato l'unghia e ho messo l'altro braccio rivoltato indietro per dare l'impressione di qualcosa che sta su delle gambe distorte, ritorte, sempre per appunto il tema del ballerino che balla in maniera strana e rivoltante. Per la faccia invece ho usato il teschio, il Burning Skull dell'Endless Spell. Ho semplicemente tagliato la parte con le fiamme che c'erano dietro e ho appiccicato il teschio. Ho dovuto riscolpire con la materia verde ginocchia, collo, parte di questo braccio e per coprire la sella del cavaliere ho fatto una sorta di piccolo altarino mettendo i drappi del Mortis Engine, dei Conti Vampiro, e un falò che ho preso, se non sbaglio, dalla pietra votiva delle bestie del caos, perché comunque sto giocando bestie del caos, quindi mi pare almeno giusto usare un pezzo delle bestie del caos per ogni modello. Ho riscolpito un po' di pelliccia per fare una sorta di altare un po' sudicio. Questo è il Jabberslite e a questo punto l'ultimo pezzo che ci manca è il Gorgon, che sarà con lo stesso tema dei Minotauri, quindi tanto tanto legno ma messo molto 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 male. Ok, ultimo pezzo, ultimo ma non ultimo, perché forse è uno di quelli a cui sono più affezionato, il Gorgon.
Allora, il Gorgon come è fatto? Partiamo, prendiamo Durtu, ok? E poi Durtu lo appallottoliamo, lo spacchiamo con un martello finché non rimane nulla di lui e poi lo ricostruiamo. Lo ricostruiamo in questo modo. Le gambe le ho riposizionate, cioè non potete contare sul foglio di istruzioni di tutto, perché le gambe le dovete per forza rimettere a posto. Vi consiglio, montate prima la coscia, poi montate lo stinco e poi fate delle prove, li mettete un fil di ferro e vedete di riposizionarle, dopodiché le incollate solo una volta che siete sicuri. Gli zoccoli sono dell'Endless Spell delle Bestie del Caos, sempre perché se gioco Bestie del Caos, almeno un pezzo delle Bestie del Caos nel modello lo devo mettere. Quindi li ho messo gli zoccoli, anche perché i piedi non mi piacevano, troppo piccolini. Dopodiché, il problema sta qua dietro. Allora, come potete vedere, l'uomo albero ha un bonus. Il torso è attaccato al bacino tramite un altro pezzo. Il torso lo buttate, lo date pasta ai cani, e prendete solo il pezzo che sta tra il torso e il bacino. Lo dovete posizionare in maniera piatta, di modo tale che nel momento in cui prendete il carro dei cadaveri dei conti vampiro lo potete appoggiare sopra. Perché? Perché deve dare l'illusione che i corpi siano appoggiati e stiano scivolando, ma non tanto da cadere, altrimenti non ha senso. Se lo mettete troppo per così vi viene fuori un modello che non so, ci avrà dei magneti per tenerli su, perché non possono stare in quella maniera. Quindi dovete tenerlo il più possibile indietro. Non preoccupatevi se sembra innaturale. Boh, sono tipo 20 metri di legno marcio ripieno di cadaveri, anche se è un attimo innaturale non credo che vostra mamma ci rimane male, quindi potete anche montarlo così. Dopodiché ovviamente materia verde per fermare un po' il modello, per riscolpire le parti dove ci sono dei buchi, e poi il braccio a piacere. A me sinceramente la mano non piaceva, ho messo una catena del mangler degli squig, perché l'avevo lì perché avevo preso il mangler, in modo tale come se sembrasse una sorta di arma impropria da usare per sferragliare a destra manca, e come punto diciamo focale del modello la Endless Spell del Pendulum, che è stata fissata alla mano, quindi come se stesse appoggiandosi sopra. Anche qui deve sempre dare l'idea di qualcosa che si muove in una maniera non del tutto salutare, ma abbastanza caracollante, abbastanza piano, sembra quasi che non possa muoversi, invece in realtà si muove. Sempre lo stesso tema, quindi legno, carne, posa strana e soprattutto niente faccia, quindi o se c'è la faccia c'è un teschio. In questo caso la faccia del modello sono i tre topini che ci sono qui, che sono gli unici pezzi all'interno del carro dei cadaveri che ho dipinto un attimino meglio, perché l'idea è quella che in realtà a manovrare il tutto siano tre spiriti intrappolati dentro questi tre topini. Quindi io ho fatto gli occhi verdi sui topini in modo tale che se uno si avvicina un pochettino salta fuori il particolare. Questo è il Gorgon, che poi ogni tanto lo uso anche come Saigor, insomma, tanto non è proprio il modello che si usa normalmente, quindi credo di avere abbastanza libertà. Questo è il mio esercito di bestie. Ci ho messo per convertire il tutto qualche mese. Oh, eccoci qua. Ah, che odore di legno marcio, di carne, di merda. Cioè, è perfetto, ok? Cioè, il tema ci sta. I miei consigli. Allora, consigli per gli acquisti e su come approcciare la cosa. Consigli per gli acquisti. C'è poco da fare, ragazzi. Se volete fare un'armata a tema, spenderete sicuramente di più rispetto a un'armata normale. Questo cioè, è ovvio. Quello che però vi consiglio di fare è fate un attimo un inventario anche sulle armate che avete, perché per esempio io dei Conti Vampiro avevo il kit del Mortis Engine perché faccio i Conti Vampiro. Date sempre un'occhiata anche ai kit che sembra che non c'entrino assolutamente niente. Il Mangler Squig non c'entra assolutamente nulla, eppure la catena in realtà mi è servita. Comprate assolutamente l'Endless Spell, perché io l'Endless Spell credo di non averle mai montata neanche una come Endless Spell, le ho sempre usate solamente per fare modifiche, quindi comprate quel kit perché è oro puro. Io ho ancora varie idee, c'ho ancora lì dell'Endless Spell da macellare, maciullare, da usare, e soprattutto controllate siti di bits perché vi servono. Non potete pensare, se dovete fare un'unità di 6 di questi, di prendere due scatole di Kyrick e spendere tipo 100 euro per tre paia di ali. Consigli su come approcciare la cosa invece: prendete un tema,
deve essere un tema che vi piace un sacco. Non spaventatevi se pensate che il tema sia totalmente al di fuori di Warhammer, perché niente al di fuori di Warhammer, potete ficcarci dentro qualsiasi cosa. Rimanete su quello. Se è una cosa che dopo che ci avete pensato anche un mese vi continua a martellare la testa, è quello che dovete fare. Quindi fatelo. Qua, a differenza dei video del doc, ci vuole passione, ci vuole cuore, ci vuole voglia di fare, ci vuole creatività, bisogna essere degli artisti, ok? Cioè voi pensate sempre che voi vedete il doc fare una cosa che probabilmente tra 20 anni la farà una macchina. Se voi invece fate una roba del genere, tra 20 anni una macchina che fa una roba così, cioè boh, o siamo già arrivati ad Alpha Centauri oppure non esiste. Quindi andate tranquilli. Tra pittura e modifica, scegliete modifica per l'amore del vostro cervello e del vostro cuore. Rimanete sempre così come siete, siete fantastici, vi adoro, modificate tutto il mondo. Ciao.